Mentre gli archeologi stavano scavando una villa romana nella zona di Valdaro, hanno fatto un'incredibile scoperta. Una tomba risalente all'età neolitica. Ma c'è di più, i ricercatori sono rimasti sbalorditi quando hanno trovato due scheletri, accanto l'uno all'altro, in un abbraccio intenso che coinvolgeva anche le gambe. Sembra che questi antichi individui siano stati seppelliti insieme, forse in un ultimo atto d'amore, in una posizione così intima che hanno deciso di condividere anche l'ultima dimora. Questa scoperta unica e commovente ci offre uno sguardo straordinario sulla vita e sulla morte durante l'età neolitica. Ricostruiamo questa vicenda. Nel febbraio del 2007, la soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia annunciava una scoperta che avrebbe fatto battere il cuore di qualsiasi appassionato di storia d'amore. La sepoltura di una giovane coppia neolitica, rinvenuta durante gli scavi di una villa romana nella zona di Valdaro. Ma non si trattava di una sepoltura ordinaria, bensì di un'incredibile dimostrazione di affetto eterno. I due scheletri giacevano uno accanto all'altro, avvinghiati in un abbraccio che coinvolgeva perfino i loro arti inferiori. Questo ritrovamento unico nella sua magnificenza è un vero e proprio bisoma, ovvero una sepoltura doppia, che rappresenta un evento straordinario per l'Italia settentrionale. L'archeologa Menotti, che ha guidato gli scavi, ha riportato che i due scheletri appartenevano a una giovane coppia, entrambi di età non superiore ai 20 anni al momento della morte e con un'altezza di circa 1,57 m. Ma cosa ha portato questi due amanti alla loro fine prematura? Non c'è traccia di violenza sui loro scheletri, nessun segno di trauma o microtrauma. Questa struggente storia d'amore non può non ricordare la tragica vicenda di Romeo e Giulietta, due giovani innamorati che lottarono contro il destino avverso della loro famiglia ostili. Anche se separati dalla morte, la loro passione è diventata leggenda. Allo stesso modo, questi due scheletri sono diventati una testimonianza di un amore così forte e intenso da durare per l'eternità. Le immagini dei due scheletri, abbracciati in una misteriosa posa, suscitarono un'emozione così forte che non poteva essere ignorata. L'intera nazione fu rapita dalla loro storia d'amore, come se stessero rivivendo la tragedia di Romeo e Giulietta in prima persona. Le foto vennero pubblicate poco prima di San Valentino, simbolo del romantico amore eterno tra i due amanti. Ma la verità sulla loro morte rimaneva un mistero. Era possibile che si trattasse di un sacrificio umano? Secondo questa ipotesi, l'uomo sarebbe stato il primo a morire e la donna avrebbe seguito il suo amato nell'aldilà, come una sorta di offerta per permettergli di raggiungere l'uomo a cui era appartenuto in vita. Mentre il mondo intero si domandava quale fosse la loro vera storia, altri resti di amanti sepolti insieme vennero scoperti in tutto il mondo. Pochi mesi dopo il ritrovamento degli amanti di Valdaro, una spedizione archeologica nella provincia turca di Diyarbakir riportò alla luce i resti di altri due amanti, seppelliti insieme in una posa che sembrava urlare al mondo il loro amore eterno. L'uomo, di circa 30 anni, e la donna, di circa 20 anni, erano stati scoperti tra le tombe risalenti al Neolitico, datate a circa 8.000 anni fa. Con il passare degli anni, i ritrovamenti di amanti sepolti insieme si moltiplicarono in tutto il mondo, ma nessuno riuscì mai a svelare il mistero della loro morte. Ciò che rimase fu l'impressione che il loro amore eterno avesse superato ogni ostacolo, persino la morte stessa. Nel 2009, le foto di due scheletri tardo-romani sepolti mano nella mano fecero il giro del mondo. L'uomo e la donna furono scoperti durante gli scavi sotto la strada di Modena. L'uomo aveva la mano rivolta verso l'alto, quasi a sostenere quella della donna rivolta verso il basso. In pratica, i due scheletri si tenevano per mano. La particolarità è che l'uomo teneva la mano destra della donna con la sua sinistra, contrariamente al gesto ufficiale della Dextrarum Junctio, in cui le mani destre degli sposi venivano unite come simbolo del matrimonio. Pertanto, l'unione delle mani di queste persone nella sepoltura fu un gesto quotidiano e non una rievocazione di un rito nuziale. Nel 2012, nel suggestivo villaggio siberiano di Starii Tartas, fu fatto un rinvenimento epico. Gli archeologi scoprirono ben 600 tombe risalenti all'età del bronzo, alcune delle quali contenevano le sepolture di coppie o di intere famiglie.
Gli esami archeologici dimostrarono che questi individui appartenevano alla cultura di Andronovo, sviluppatasi tra il 2000 ed il 1200 a.C. Le teorie degli archeologi suggerivano che queste disposizioni sepolcrali erano tracce di antichi sacrifici rituali. Ma una seconda teoria, simile a quella avanzata per gli amanti di Valdaro, potrebbe essere che quando l'uomo morì, tutta la sua famiglia fu uccisa per permettere loro di viaggiare insieme per l'eternità. Questi ritrovamenti non solo ci forniscono preziose informazioni sulla storia antica, ma ci commuovono e ci ispirano a riflettere sulla natura umana e sull'importanza dell'amore e della famiglia. All'inizio del 2015, un eccezionale scavo archeologico nella regione del Peloponneso portò alla luce una sepoltura straordinaria. Un uomo e una donna abbracciati nella morte. Nel comunicato dei responsabili dello scavo archeologico si poteva percepire l'emozione palpabile. Le sepolture doppie e incrociate sono rarissime, e quella di Diros è tra le più antiche mai rinvenute al mondo. Accanto alle tombe, abbiamo scoperto anche quella di un bambino e di un feto, nonché un ossario di circa 4 metri. Siamo quasi certi che questa zona sia stata utilizzata come luogo di sepoltura per migliaia di anni. Immaginare l'amore eterno di quei due esseri umani, uniti in un abbraccio che ha superato il tempo e la morte, fa venire i brividi. Questo ritrovamento ci ricorda che l'amore è un sentimento universale che trascende le barriere del tempo e dello spazio. Il loro abbraccio ci ispira a cercare l'amore e la vicinanza delle persone che amiamo, anche quando siamo di fronte all'ignoto e all'eternità. Ma per scoprire la scoperta archeologica più emozionante tra le sepolture doppie o collettive, dobbiamo risalire la linea del tempo fino al 1972, quando un team dell'Università della Pennsylvania scoprì nel sito archeologico di Hasanlu, in Iran, due scheletri umani che si abbracciavano in un intenso bacio. Si trattava di un uomo e una donna, tra i 20 ed i 30 anni, che godettero di buona salute prima di morire. La coppia di scheletri fu trovata in una struttura simile ad un cestino, senza altri oggetti tranne una lastra di pietra sotto la testa. Morirono insieme nel IX secolo a.C., durante la distruzione della cittadella di Tepe Hasanlu. Questa scoperta è una prova tangibile della potenza dell'amore, che può superare la morte e il tempo. L'abbraccio di quei due esseri umani è una testimonianza toccante del loro legame indissolubile, che ha resistito a migliaia di anni. Questa scoperta ci insegna che la vita e la morte sono misteri ancora da scoprire, e ci ispira a cercare la bellezza e la forza dell'amore in ogni momento della nostra esistenza.